prima domanda sulla preparazione per i vostri ruoli, perché comunque la serie parla di tematiche che sono state già portate più volte sul grande schermo e anche in serie TV, penso ad Eyes Wide Shut, piuttosto che ad esempio Closer, visto che c'è questa scena nel museo, quando i protagonisti guardano le opere d'arte. Quindi volevo sapere se avete pensato, prima di avvicinarvi al lavoro sul set, a dei film in particolare o magari attraverso dei suggerimenti da parte degli autori piuttosto che per vostra esperienza personale. Ma sai, chiaramente noi siamo partiti da un riferimento molto, molto forte, che è quello letterario da cui appunto è tratta la serie, quindi diciamo quello è stato il grosso, almeno per me, riferimento. Poi certo, tutta la cinematografia, diciamo, sulle coppie, su diciamo i film che riguardano queste tematiche, ovviamente mi sono venute in mente da Revolutionary Road, il romanzo dal quale è preso, appunto. Ci sono stati tanti stimoli, ecco, è stata sicuramente un'occasione per, essendo una serie che affronta dei temi così universali, appunto così grandi, sicuramente non ci sono mancati questi riferimenti. Però il primo è quello del romanzo. E dal punto di vista proprio della costruzione dei personaggi, noi vediamo il passato dei due protagonisti con dei flashback verso la fine della serie. Quindi volevo sapere per voi come attori quanto è stato importante comunque avere la possibilità di mostrare cosa è accaduto prima degli eventi con cui inizia la storia. Drammaturgicamente è stato molto interessante conoscere il passato e vederlo solo nell'ultima puntata. E ti offre la possibilità appunto di leggere la storia in maniera più completa. Noi naturalmente nella preparazione ci siamo fatti, ma come è solito, come è normale farsi, ci siamo costruiti i personaggi, la storia, il background, anche partendo da molto prima dei flashback che poi vediamo nel finale. Invece dal punto di vista delle coppie che vengono mostrate nella serie, ci sono queste un po' questa contrapposizione tra due coppie in crisi, quindi volevo sapere come avete lavorato per differenziare le due realtà e soprattutto lo sviluppo delle due storie in parallelo. Vado io? Sì. Guarda, c'è un aspetto della coppia tra Carlo e Margherita che è molto forte e che secondo me è il tratto distintivo rispetto alle altre coppie, anche ad altri esempi cinematografici, cioè questa coppia non è in crisi di identità sessuale o di intimità sessuale, non ha una mancanza, e questo è un elemento sul quale noi abbiamo lavorato molto, cioè c'è un'attrazione tra i due che non viene meno, c'è un'affinità che non si indebolisce, è una coppia che davvero per come è vista dall'esterno è una coppia che funziona, è quello che agisce fuori da questa coppia, fuori quella casa che mette in difficoltà i personaggi. Le altre coppie della storia, l'altra coppia della storia, perché ce n'è solo un'altra, in realtà è un po' più rappresentativa del modello di coppia in crisi a cui siamo abituati. E dal punto di vista comunque dell'intensità di questa serie, perché comunque ci sono dei momenti molto importanti di autoriflessione anche a livello proprio personale, ed è stata realizzata in un momento storico comunque che è stato un po' complicato, penso anche per voi sul set, quindi volevo sapere se siete riusciti comunque a mantenere una certa leggerezza anche durante la lavorazione, considerando anche ad esempio la presenza di un attore come Maurizio Lastrico, che si sa che ha un talento comico molto speciale. Sì, ma penso che insomma, avendo girato, soprattutto quando eravamo qui a Milano, mi pare fosse in zona rossa proprio. Diciamo che il set è stata, vabbè, innanzitutto la possibilità di lavorare, di alzarsi e andare a lavorare è stato qualcosa che sicuramente ci ha fatto respirare ed è stato bello. E poi noi al cinema abbiamo un po' la possibilità di vivere in un universo sospeso dove togliamo le mascherine, ci abbracciamo, no? È come se questa atmosfera di, insomma, di pesantezza e di dei problemi che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni fosse un po' sospesa, perlomeno nel tempo così delle nostre riprese. E poi chiaramente sì, come dicevi, sia Maurizio che insomma tutti gli altri attori, Sara Lazzaro, sono stati una compagnia molto, molto simpatica, ecco, alla quale siamo stati esposti.
L'ultima domanda veloce è cosa vi è rimasto del vostro personaggio? Se avete imparato qualcosa dal vostro personaggio alla fine di questa esperienza, comunque che è stata appunto, come hai appena detto, molto intensa. Ah, guarda, cosa c'è rimasto? C'è rimasto sicuramente qualche consiglio, che è quello che diamo anche durante la serie, no? Qualche consiglio per rimanere fedeli più che a se stessi o alla coppia, alla sicurezza, ecco. Cerchiamo di essere attenti a lasciare segni e a mantenere intatti certi segreti, non tradirsi mai, ecco, non tradire i segreti più che tradire se stessi o la coppia. Scollegare Scollegare Bluetooth, abbiamo detto. il Bluetooth, non lasciare messaggi nei libri, insomma, tutte queste cose qui. Perfetto, grazie mille e complimenti per la serie. Grazie. Ciao, grazie. Buona.